Il presidente, subito dopo le trasmissioni di martedì sera, dove è nata questa protesta forte, eclatante da parte di 20 sindaci del territorio, ha immediatamente telefonato per dare la sua solidarietà, dicendo che conosce il problema, che sicuramente il problema verrà affrontato e risolto. Nell'immediatezza lui parlava, quindi nella giornata di mercoledì. Io sono qui oggi, dopo due notti, averle passate su una sedia, in attesa vana di questa risposta che non è arrivata. E allora gli dico, se questa sono i tempi che vengono dati per la risoluzione di una pratica, veramente la Calabria è messa male. È messa male perché non si può pensare e ipotizzare che la firma su un documento chiesta e richiesta più volte da un presidente della giunta regionale, parliamo già dal mese di luglio del 2016 per arrivare ad oggi, perché oggi si arriva dopo mesi e mesi di attese vane, io dico veramente allora non c'è un futuro per questa Calabria, una pagina amara ancora una volta di una sanità malata dove non riesce a dare e a garantire quell'assistenza minima ai cittadini calabresi. Io dico veramente si dovrebbero chiedere che cosa sta succedendo, che risposte riescono a dare serie ai cittadini che stanno aspettando vanamente delle risposte che sicuramente questa classe politica non riesce a dare.